Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Belén Rodríguez è una showgirl diventata molto importante nel nostro paese, nella sua vita però non c'è solamente la televisione come lavoro. L'argentina è arrivata nel mondo dello spettacolo italiano un po' a sorpresa, ma con il passare degli anni è riuscita a conquistare la sua fetta di pubblico sia in televisione che sui social network. Nella sua carriera ha partecipato a molti film, fiction e alcuni spot pubblicitari. Nel 2022 ha avuto l'onore di prendere le redini di uno dei programmi storici all'interno del palinsesto televisivo italiano, Le Iene, che va in onda su Italia 1 ormai da quasi 20 anni. Oltre a questo programma, poi, è in co-conduzione a Tu sì che vales. Belén Rodríguez, il secondo lavoro della showgirl. Belén Rodríguez la conosciamo tutti per ciò che fa nel mondo dello spettacolo e della televisione, attualmente una delle showgirl più importanti nel nostro paese. Oggi andremo, però, ad analizzare un'altra grande passione dell'Argentina, che è riuscita a ricavarne un secondo lavoro e un hobby in un altro settore. La moglie di Stefano De Martino, infatti, è un amante del mondo dell'abbigliamento e ha cercato in tutti i modi di aprire in qualcosa di suo che finisse in questo mondo, per darle sbocchi anche diversi rispetto alla televisione. Oltre alla Belén Rodríguez showgirl e conduttrice, quindi, ne esiste anche una imprenditrice che sta avendo anche un grande successo. Oggi andiamo a parlare di Mar de Margaritas, il brand che ha aperto la sudamericana per insediarsi nel mondo della moda e dell'abbigliamento, che come detto sono la sua seconda passione da sempre. Questa è la descrizione della sua idea sull'abbigliamento, sintetizzata all'interno del sito ufficiale del brand: abbiamo creato per te i nostri capi d'abbigliamento romantici e colorati, lascia che il loro design valorizzi la tua figura e osserva le loro nuance illuminarti gli occhi. Esplora la nuova collezione e aggiungi un tocco di eleganza e unicità al tuo guardaroba, riscoprendo lo stile inconfondibile della femminilità, parole molto dirette alle sue clienti. Belén Rodríguez è sempre stata al centro anche delle dicerie e voci legate al gossip, come ogni grande showgirl che si rispetti. Tra i tanti flirt che ha avuto nella sua carriera troviamo quelli con Fabrizio Corona e Marco Borriello, ex calciatori, che però non si sono conclusi nel migliore dei modi. Negli ultimi anni ha avuto due storie d'amore importanti, la prima ha avuto anche un matrimonio con Stefano De Martino e la nascita del piccolo Santiago. I due dopo un periodo di pausa sono, ora, tornati insieme e hanno riunito la famiglia. Nel momento di Stop Belén ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese, che abbiamo visto in questa edizione del Grande Fratello VIP, dal quale ha avuto la seconda figlia Luna Marie. La loro relazione si è interrotta poco dopo la nascita della figlia. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.